Dopo un lungo tira e molla tra regione, sindacati e proprietà, è stato siglato l'accordo sulla Beta Fence di Tortoreto. Si chiude dunque con un'intesa su tutti i fronti e la prima parte della vertenza Beta Fence, grazie soprattutto al lavoro che tutte le parti hanno fatto sul tavolo istituzionale. Contratto di solidarietà per 12 mesi con l'impegno dell'azienda a garantire economicamente ad ogni lavoratore la perdita salariale dovuta all'attuazione del contratto di solidarietà. Lo stabilimento industriale di Tortoreto, ricordiamo, dà lavoro tra indotto, diretto e indiretto ad oltre 250 persone. Circa 7 mesi fa la Presidiad, proprietaria dell'azienda, aveva annunciato la chiusura con l'intenzione di trasferire la propria produzione in altri paesi europei. Sì, abbiamo raggiunto un buon risultato dopo 7 mesi di battaglia, scioperi, picchetti e tante altre iniziative. Diciamo che è un risultato che mette in sicurezza i 100 lavoratori che avevano dichiarato in esubero, per cui da luglio 2021 partirà quest'anno di solidarietà. Abbiamo 15 mesi quindi di tempo per monitorare anche la proprietà, il gruppo Presidiad, sugli effettivi investimenti che vorrebbero fare e monitorare il loro famoso piano industriale. Dopodiché, trascorso l'anno di solidarietà, dovremmo di nuovo sederci ad un tavolo per valutare se si possa fare ancora un anno di solidarietà o partire con i 2 anni di cassa integrazione per ristrutturazione. È un risultato abbastanza buono, visto considerato da come era partito il 29 luglio, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo vinto una piccola battaglia, adesso vedremo se in futuro riusciremo ad andare ancora oltre e cercare di far rimanere l'azienda definitivamente qui. Adesso andiamo avanti con questa assemblea che abbiamo oggi e niente, siamo un po' tutti quanti. È un punto di inizio che ci porta in un futuro, per noi, per le famiglie, per tutti quanti.